E ciò che sono sempre io, Coco Master. Ragazzi, siamo qua in un nuovo video di Clash Royale. E signori, abbiamo un bel po' di cose, di baule da aprire. Ma guardate cosa abbiamo subito da aprire. Ragazzi, mi si bugga il baule leggendario dalle squadre. Lo facciamo per ultimo perché ora riscuotiamo il resto. E i mascalzoni. Baule della corona. Gemme. Palla di neve. Cannoni. E barba. Altro baule. Vediamo i premi in vendita. Attenzione. No, no, no. Oddio, cosa ho visto? Aspetta. Allora, ragazzi. Sì, lo so, c'è in vendita lo stregone elettrico. Però non voglio spendere 40.000. Quindi però ci sono alcune carte nuove in vendita. Possiamo comprare il drago elettrico, ce lo compriamo a 1000, e poi lo spaccamuro, che non avevamo ancora questa carta. Poi ragazzi, un'epica in regalo, la fulmine. Vediamo un po', qui ci sarebbe il baule del torneo. Il moschettiere, ragazzi. Il baule l'abbiamo appena aperto, però un altro baule. Ok, allora, come avete visto, ragazzi, sono arrivato in arena 11 e ci sarebbe da riscuotere, ragazzi, il baule leggendario. Il baule leggendario, dobbiamo sbloccare. Ragazzi, siete pronti? Vado a riscuotere. Ma porco di un. Ce l'ho già la principessa. Non me ne fre. Madonna. Che vita di merda pazzesca. Ce l'ho già la principessa. Migliorare a livello 10. Per carità. La posso migliorare a livello 10. Però avrei preferito una leggendaria diversa, no? Cioè, ho già la principessa. Però dai, vabbè. È comunque una leggendaria, quindi bella per noi. Andiamo a riscuotere altri trofei. Qua ci prendiamo questi. Le Recte Royale. Carta che non ho mai usato. Oro, pipistrelli. Mortaio. Lapide. Poi andiamo a riscuotere, attenzione. Ci prendiamo. Allora, la furia ce l'ho già molte. Ci prendiamo la cura. Dei moschettieri. Oh, la nuova emoji! Non ci credo. La nuova faccina sbloccata. Bella! Ce l'ho finalmente! Bella! E ragazzi. Sì! Il principe nero. Come si chiama? Non mi viene il nome. Non ce l'ho ancora. Finalmente ce l'ho anch'io. Ah no, ce l'ho a livello 7. Che cazzo dico? Se non ce l'avessi, ragazzi, sarebbe un problema. Perché sono in arena 11. E in arena 11 non avere il principe nero sarebbe strano. Comunque, ragazzi, andiamo a fare la battaglia. Qua ci sono delle novità, non capisco cosa. Andiamo a fare la battaglia. Il deck, ragazzi, è sempre quello dell'altra volta. Perché mi ci trovo bene in questo periodo. Comunque sto studiando altri deck da proporre.
Che bella l'arena 11. Magari se non laggassi potrei anche vincere, no? Boia di un dio. E ne lagga. Non riesco a combattere. Ok, facciamo fuori il P.E.K.K.A. prima che sia troppo tardi, signori. E ripartiamo con un contrattacco. Partiamo in contropiede, signori. Il problema è che lagga tantissimo. E non so veramente come fare. Lagga veramente un botto. Il tempo non riesco a vederlo. Facciamo così. Aspetta, mettiamo qua, vai. Ecco, così. Boia te, oh Dio stronzo. Ragazzi, perché si blocca? Dai, per ora nessuno ha fatto danno, cioè io l'ho fatto un po' di danno alla torre a destra, però niente di che. Ora parte il Sudden Dead. Partiamo di Golem. Dio ebreo. No, boia di un dio. Guarda che mi tocca fare. Non ci credo. Ok, è arrivata la torre, il golem. Facciamo un bel po' di danno, signori. Vai così. Ok. Da. È molto impegnativa, quindi giochiamo con calma, senza fretta, perché non vorrei fare mosse azzardate, ecco. Allora, rimettiamo il golem. No. Rimettiamo il golem. Dai ragazzi che ce la portiamo a casa. Ok, si è vinto, dai. Si è vinto. Comunque ragazzi, sono curioso di vedere quanto costa la principessa livello 10. Sono veramente curioso perché sì. Allora ragazzi, volevo vedere la principessa, se volessi migliorarla, mettiamo. Ah, 5.000, neanche tanto. 5.000, 4.000 gli spiritelli io non andrei a migliorarli più di tanto. Però la principessa a livello 10, secondo me, ci può stare tantissimo. Principessa a livello 10, ragazzi. Bello. Dunque, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Bella.